Ciao, io sono Antonino, questa è la prima puntata di Nino Sport. In questo canale vi parlerò di curiosità dal mondo dello sport. Tutti parlano di calcio, ma nessuno parla di sport inferiori, di sport meno seguiti. Io vi parlerò di tennis, di basket, di pallanuoto, di pallamano. E per cominciare alla grande, in questo video vi illustro 5 curiosità dal mondo dello sport. La retina del canestro inizialmente non era bucata. Di conseguenza, una volta fatto il canestro, bisognava andare a riprendere la palla con le mani. C'era una vera e propria scala vicino al canestro e alla fine di ogni punto bisognava salire sulla scala e andare a riprendere il pallone. Solo successivamente qualcuno ebbe la genialata di tagliare con le forbici la retina in modo che la palla cascasse da sola, ma ecco, bisognava pensarci. Curiosità numero 2 dal mondo della pallavolo. Sulla rete da pallavolo ci sono due asticelle posizionate una a sinistra e una a destra. Quelle asticelle indicano la posizione dove può passare la palla affinché il punto sia valido. Suonerà strano dirlo, ma la palla deve passare per forza sopra la rete. Nel prossimo punto capirai il perché di questa affermazione. Curiosità numero 3, dal mondo del tennis e del ping pong. Mi riallaccio quindi alla curiosità precedente. Mentre nella pallavolo la palla deve passare forzatamente sopra la rete affinché il punto sia valido, nel ping pong e nel tennis questo non accade. Infatti, i giocatori possono fare punto facendo passare la palla a fianco alla rete e addirittura sotto il livello del nastro. Curiosità numero 4, dal mondo della pallanuoto. Le regole per l'assegnazione di un calcio d'angolo nella pallanuoto sono leggermente diverse rispetto a quelle del calcio. Infatti, nel calcio, qualunque deviazione di un difensore o di un giocatore avversario provoca il calcio d'angolo. Nella pallanuoto, se per esempio a deviare il pallone è il portiere, facendo ad esempio una parata, quello non sarà calcio d'angolo. Infatti, se il portiere devia il pallone in calcio d'angolo si riprenderà con una rimessa dal fondo. Curiosità numero 5, dal mondo del futsal. Futsal o calcio a 5, che dir si voglia. Il pallone utilizzato nel futsal o calcio a 5 è diverso da quello utilizzato nel calcio. Il pallone da calcio a 5, infatti, è una misura 4, quindi più piccola del pallone che si utilizza solitamente, per esempio, in Serie A. Ed è solitamente a rimbalzo controllato. Questo significa che se si fa rimbalzare il pallone dall'altezza di circa 2 metri, questo non rimbalza più di tanto, ma rimane circa sui 60 cm di altezza. Mentre il pallone utilizzato nella Serie A o nella Champions League, insomma, nel calcio a 11, è un pallone di misura 5 a rimbalzo normale. Bene, questo era un video presentazione del mio canale. Io sono Antonino. Ti rimando al prossimo video. Mi raccomando, metti mi piace, iscriviti. Lascia un commento se hai conoscenza di queste piccole curiosità, suggeriscimi altre curiosità e un bacio.